Allora, voi oggi siete qui di fronte al Palazzo della Regione e che cosa chiedete? Allora, noi ci siamo trovati come regalo di Natale una cessione di ramo d'azienda di 300 colleghi che saranno ceduti alla Deco, un'agenzia interinale. Questo ramo d'azienda per noi è considerato non autonomo e non in grado di avere le gambe per andare avanti, in quanto noi non abbiamo un prodotto da vendere, ma siamo tutti tecnici dell'informatica dedicati ai servizi. Quindi la nostra paura è che quando IBM deciderà di togliere l'ossigeno le nostre vite potrebbero essere messe un po' così. Siamo venuti a informare le istituzioni, ieri siamo stati anche al Ministero dello Sviluppo Economico e siamo in tutte le regioni d'Italia, oggi siamo qua in Lombardia, siamo stati già in Campania, nel Lazio, nell'Emilia Romagna. E oggi la Regione Lombardia, chiediamo anche a loro di fare da mediatore in questa vicenda per garantirci, come dire, la possibilità di avere un futuro e di poter trasmettere le nostre professionalità, le nostre capacità anche ai giovani e, come dire, di congelare la situazione e di mettersi a un tavolo con le istituzioni per poter fare in modo che questa, diciamo, trasformazione che sta facendo IBM, perché IBM ha deciso di andare sulla nuvola, sul cloud, il futuro per loro è questo, però anche i nostri tipi di attività in questo momento sono ancora strategiche, perché comunque questa cosa ci vorrà anni prima che si implementa. Quindi noi chiediamo di poter ancora, diciamo, poter trasmettere ai giovani che verranno dopo di noi le nostre capacità, le nostre esperienze, e quindi di rendere questa, di rallentare un po' questo processo, ecco. Ecco, ma la cessione del ramo d'azienda, perché l'azienda si trasferisce sul cloud, vuol dire che le vostre professionalità per l'azienda non dovrebbero servire più? Ecco, l'azienda, difatti, nella procedura che ha aperto di cessione di ramo d'azienda indica questo, che ritiene che le nostre professionalità siano, rispetto al cloud che è futuro, meno, diciamo, strategiche. Però questo non è vero, perché noi in questo momento stiamo garantendo all'IBM Italia dei servizi sia sui clienti privati che pubblici da tanti anni, le nostre professionalità sono molto alte, siamo ipercertificati e, diciamo, nel merito possiamo capire, diciamo, la questione, però è il metodo che non ci è piaciuto. Prima di Natale, senza dare il tempo a nessuno di noi di elaborare e di capire cosa sta succedendo, e poi soprattutto il fatto che in questa cessione sono stati messi dentro la media di età è superiore ai 53 anni e anche, diciamo, abbiamo avuto questa sensazione che sia stato formato, come dire, un reparto apposta per svecchiare l'azienda. Noi siamo d'accordo alla trasformazione, però vorremmo anche essere in grado di trasmettere, ripeto, ai giovani le nostre esperienze, le nostre capacità, e quindi di rendere questa cosa più graduale ed indolore per noi e per le nostre famiglie. Un'ultima domanda: che sapore ha quello di stare dentro una società in cui fin tanto che sei utile sei utilizzato, dopodiché se non sei più utile vieni dismesso, vieni scadi? Ecco, questo, diciamo, è il problema dell'uomo da quando la tecnologia ha sostituito le capacità e, come dire, prima manuali dell'uomo, in questo caso intellettive come le nostre. E appunto, il progresso sappiamo che va avanti, però ci rendiamo conto che, diciamo, la trasformazione deve essere graduale, appunto, per, come ripeto, per dare la possibilità anche ai giovani di capire da noi le esperienze, perché l'informatica è vero si impara a scuola, ma poi nella pratica ci sono tante altre, diciamo, malizie che si possono imparare nel corso di una vita che a noi piacerebbe trasmettere ai giovani. Quindi non ci rendiamo conto, appunto, come si diceva, che per essere obsoleti rischiamo, come dire, di perdere tutte queste cose, perché queste professionalità e queste capacità può darsi che in futuro non ci siano più, e questo a noi ci dispiace molto, ecco. Quindi voi siete comunque un valore? Secondo noi sì, siamo un valore, perché questo IBM, che è dal 1965 che è in Italia, li hanno creati quelli che erano prima di noi, che ci hanno trasmesso le loro capacità, le loro professionalità. Noi l'abbiamo portata avanti fino adesso e vorremmo, come ripeto, lasciarla ai giovani, perché siamo d'accordo che i giovani devono entrare nel mondo del lavoro.